Eccoci qui, si sono già seduti perché Vittorio Sgarbi è entrato, devo dire ha visto Danny Mendez, ha salutato. Vabbè. Vittorio Sgarbi, Edgardo Colabelli, Stefano Milioni, siamo in attesa di collegarci con Vincenzo Mollica. Noi si ricorda Iacovitti. Quando ho saputo che al Maxi si farà una mostra su Iacovitti e che si presentava questo libro, mi si è, come dicono i ragazzini, sbloccato un ricordo, perché c'erano i... Il diario Vitt negli anni 70 e 80, e questo è il volume appunto di Stefano Milioni e Edgardo Colabelli dedicato ai 100 anni con Iacovitti, perché lui era nato appunto nel 9 marzo del 1923. Di sé diceva: io sono un clown, un pagliaccio, sono orgoglioso di essere un pagliaccio, sono un matto, e già solo per questo io già rido. Giusto Sgarbi? Io ho un'ammirazione straordinaria e devo dire, siccome sono ormai abbastanza vecchio, l'ho anche conosciuto e ho la dedica di un suo disegno in cui dice a Vittorio Sgarbi perché non mi tratti male. Cioè evidentemente gli piaceva che io avessi un temperamento di cui lui poteva sentirsi vittima, ma non lo sarebbe stato perché era la gioia della mia infanzia. Poi aveva fatto le illustrazioni per Il Vittorioso. Io credo di aver avuto a lungo tempo una rubrica su un giornale italiano che si chiamava Il Vittorioso, per l'appunto, ricordando la testata. Ma è la festa, è la felicità, è il divertimento. L'anarchia, è il pensiero folle. È il corrispondente rispetto al fatto che gran parte degli illustratori sono schierati a sinistra. Lui che era, non possiamo dire di destra, era un po' come Lucio Battisti, cioè una persona totalmente libera. Posso dire, sì, lui peraltro di se stesso raccontava anche delle cose che poi ci diciamo, lui si definiva un liberale, un estremista di centro, un anarcoide, peraltro i fascisti pare che lo avessero pure picchiato da ragazzino, ma poi ne parliamo. Quello che ci interessa è appunto la creatività che non ha confini, fantasia, etichette, no? Vincenzo, grazie per essere tornato con noi, Vincenzo Mollica, ti abbracciamo! Buongiorno a tutti! Ciao Vincenzo! Cosa ci racconti di Iacovitti? E Iacovitti era un artista immenso, era un oceano pieno di disegni, pieno di storie, ha inventato personaggi, era veramente un maestro della letteratura disegnata, quella che Ugo Pratt chiamò, dice, da questo momento in poi è bene chiamare il fumetto letteratura disegnata. Ecco, Iacovitti apparteneva a questa razza, era grande come era Giovannino Guareschi a scrivere e a disegnare, ha inventato personaggi meravigliosi. Hai ricordato tu il diario Vitt? E, diciamo, è il miglior libro scolastico che abbiamo avuto in tutti questi anni quando siamo andati a scuola. E poi Cocco Bill, penso uno che inventa Cocco Bill con un cavallo che si chiama Tozzalemme, anziché bere whisky beve camomilla. Ecco, ci faresti delle passeggiate immense, uno che rilegge Pinocchio in maniera festosa togliendo tutte le ombre cupe di quella favola, uno che rilegge il Kama Sutra rendendolo comico, ci piace tutta la parte del Kama Sutra comico, insomma uno che ha scritto storie e inventato personaggi che ci hanno rallegrato la vita e hanno reso migliore la nostra vita. Poi se dovessi scegliere un pianeta su cui vivere, sceglierei il pianeta Iacovitti. Grazie Vincenzo, ti vogliamo bene. Forse possiamo mandare anche a tappeto o a clip le immagini di Cocco Bill, che forse abbiamo nella clip, però siccome non le vedo, non vedevo i tappeti. Vediamo intanto Vincenzo Mollica che intervista Iacovitti. Per non stare col pennino in bocca così a aspettare l'idea, intanto riempio gli spazi nella vignetta precedente. E quindi salami, dadi, lische, ossa. E tutte queste cose che io penetro nel terreno hanno fatto dire a Metz, a Eco, a Del Bono e altri che erano cose, diciamo, erotiche, invece non ci pensavo né lontanamente. Ottenere un riconoscimento alla carriera, che effetto le fa? Questo effetto, meglio tardi che mai, dirò là, perché dovevano darmelo anche prima, l'hanno dato a dei scarabocchianti questi ultimi anni. Forse la dicitura dice per una vita dedicata, mi sembra una iscrizione su una lapide. E posso mandare un saluto a tutti i miei ammiratori. Bene, Vincenzo, ti vogliamo bene, grazie per averci dato il tuo affresco. Un saluto a Vittorio, ciao a tutti. Ciao Vittorio. Oh, eccolo qui. Vittorio l'hai chiamato. Sbagliato. Vittorio Chuck, Dore Chuck Gulp, no, la famosa rubrica di Vincenzo. Allora, ci siamo detti appunto, nasce il 1923, si chiamava Benito
Franco Giuseppe Iacovitti, tornando alla politica, era sicuramente anticomunista, ma a noi questo ci interessa relativamente, ci interessa sapere dove nasce tutto il suo mondo immaginario. Ma nasce da bambino, lui a 6 anni, a Termoli dove era nato, riempiva le pietre miliari con il gesso e quindi regalava, faceva i primi murales ante litteram, come si suol dire, quindi regalava a tutti i passanti delle bellissime immagini e qualcuno magari gli regalava qualche spiccio per poter comprare poi gelato o qualcosa per la casa, visto che insomma le condizioni familiari non erano ottimali, come si e lei è il fondatore dello Iacovitti Club. Io sono ho fatto nel 1900 esiste lo Iacovitti Club. Nel 1994 abbiamo creato questo club che ha poi annoverato tantissimi soci, tra cui il presidente della Repubblica dell'allora Oscar Luigi Scalfaro. C'erano tante mi fa ridere, personalità. Cosa sfogli, Vittorio? No, ma pensavo l'avessi visto già. No, no, l'ho visto, me l'ha visto adesso. Come ti pare? Me l'ha dato solo. Pensa che io sono il primo che ha chiesto di fare una celebrazione con un comitato nazionale che verrà insediato dal ministro dello sport a Bodi, perché loro hanno potestà di... I centenari si affiancano a quello di Marconi, sono centenari importanti. Certo. Poi ho fatto la prima mostra che è in corso in questo momento a Sutri, la città in cui sono sindaco, e si apre con Iacovitti, uno entra, i ragazzi vedono una scultura di mia madre fatta da Kossuth e che sta guardando benevolmente un film bellissimo in televisione, non so chi l'avesse fatto, me l'avete mandato forse voi, con la figlia di Iacovitti, e poi ci sono tutte le testate con lui che ha contribuito. Una festa, e chi va a Sutri e vede questa bella città, entra e vede cose che sono altrimenti non viste. Ho poi suggerito a Giuli di fare la mostra al Maxi, perché occorre dare il segno anche di una discontinuità rispetto a tutto quello che è di moda, che prevale, che si conosce. Iacovitti non è di moda, però non è di moda perché c'è per sempre. Vittorio, se sta qua è di moda, adesso dico. È un classico. Sto scherzando ovviamente, dai, autocompiacimento. I grandi autori non debbono essere di moda, debbono durare nel tempo. Ma dai, usciamo questa retorica comunque, di moda, non di moda, siamo qui, ne parliamo apposta. Che tipo era personalmente questo, cosa hai scoperto raccontandolo? Ma ho scoperto innanzitutto tutto un mondo oltre le cose per cui è conosciuto, tipo Cocco Bill e Diario Vita. C'è una fase anche neorealista che è molto interessante in Iacovitti del periodo della guerra. Quindi perché in quel periodo disegnava delle cose con uno stile anche abbastanza diverso rispetto a quello che poi è arrivato successivamente. E ci sono delle storie tipo Battista ingenuo fascista, che è una storia faceva ironia, essendo una persona molto libera, ironica, non poteva essere conformista, corretta. Aspetta, eia baccalà. baccalà. E quindi varia satira. C'è qualcosa che ti accomuna a questo personaggio, Vittorio? Non mi ricordo se mi hai detto se l'hai conosciuto oppure no. Sì, l'ho conosciuto e mi ha regalato il famoso disegno. Io credo di aver presentato il suo Kama Sutra. Credo, qualcosa che mi accomuna è l'amore per, non so se si possa dire, fascia protetta, la gnocca. No. Non si può dire? La gnocca è una cosa che si mangia. Se la sessualità, l'amore per la sessualità, è un peccato. Lui aveva questo in comune con Fellini, aveva questo in comune, questo mondo di esagerazione, di bellezza, che però poi nel fumetto perde ogni componente, anche nel Kama Sutra, che abbia allusioni erotiche o provocazioni, perché era la fantasia, era la felicità. Lui è un Bosch felice, allegro. Bosch, ve lo ricordo. In effetti è vero, perché Bosch è il grandissimo pittore fiammingo, no? Che potete ammirare al Prado, c'è il Paradiso, l'Inferno, e c'è anche una bella mostra a Milano, che ho visto quando sono andata l'ultima volta. Ed è questo mondo popolato di strani personaggi. La sua fantasia come usciva fuori? Tu che cosa hai capito, Vittorio? Non è quello che io sono un grande amante del salame. Il salame. Lui dovunque mette un salame tagliato a fette che rappresenta non so quale felicità gastronomica, ma il fatto è che la sua composizione non è semplice, non è schematica, ha l'horror vacui, deve mettere elementi dappertutto, deve colmarla, è meraviglioso questa festa, guarda anche soltanto i fumetti qua come li fa tutti insieme. Aspetta, lo faccio vedere qui, sì, perché ci sono tanti personaggi messi insieme. No, poi anche soltanto l'idea di mettere tutti questi fumetti sopra là, cioè è... Una festa ed erano poi tutti personaggi mostruosi insieme ricalcati, ecco, vittorioso, no? Sì,
vedi? C'era anche io, disegnavo a un certo punto anche per il giornalino, che era un settimanale cattolico che io compravo, sì, da ragazzina, si vendeva in parrocchia. Brava ragazza cattolica. Dagli anni 70, dagli anni 70, 77, 78 ho iniziato a collaborare con il giornalino, prima con delle ristampe di Jack Mandolino e di altri personaggi, Zorro Kid, eccetera, eccetera, e poi facendo delle storie inedite di Cocco B, che è il suo personaggio di maggiore successo, quello che lo ha reso famoso in tutto il mondo, perché Iacovitti, oltre che a essere conosciuto in Italia, ha anche pubblicato in vari paesi mondiali, tra cui la Francia, la Germania, la sua firma era questa lisca di pesce, sì, perché lui era molto magro, molto giusto? Magro, sì. Lui, quando era ragazzo, era molto magro, quindi faceva una lisca di pesce tradizionale. Poi, dopo, diciamo, passato il periodo dell'adolescenza e della giovinezza, diventando più adulto ed essendo anche un buon gustaio, naturalmente il suo peso è aumentato e anche la lisca di pesce si è ingrossata parallelamente. Si è incicciottata. Credo che mi viene in mente che c'era, quando ero ragazzo, Pecos Bill, che era un fumetto molto amato da noi ragazzini di 5-6 anni. Forse lui ha fatto Cocco Bill per trasferire questo fumetto, che era tradizionale di Far West, in qualcosa invece di più divertente, allusivo, come il cartone animato. Lui è un cartone animato perenne. E ce lo ricordiamo pistola. Anche sui Carosello, no? Ecco, Carosello. L'ultima intervista di Iacovitti, il 1997. Sono stato sempre censurato. Sul Vittorioso sono stato censurato perché non potevo fare le donne così. Sul Giorno perché non potevo toccare lo Stato, quello è un giornale pubblico, da Rizzoli non potevo toccare l'industria, quella privata. Sono come le lettere di Togliatti o i gladi o le cose, voglio dire, roba passata, non dico che fa parte della storia la roba mia, ma voglio dire, non c'è da discutere su quelle cose là, perché quello è un periodo fatto in quel modo. Sono un disegnatore umorista, un artigiano umorista. Mi chiamano professore, dottore, io invece non sono nulla perché non mi sono laureato. Ho cominciato all'università, però già lavoravo e ho lasciato perdere. E poi la guerra mi ha impedito di finirla, facevo architettura. Mi chiamano dottore, ma io sul biglietto avviso posso scrivere prof, punto, ma potrebbe dire profugo, profilattico, profeta. Vabbè, la censura è sempre stupida, come sappiamo, no? E beh, quello è sicuramente un tratto che noi vogliamo sempre sottolineare, perché era uno disegnatore jazz. Chi è che me l'ha detta questa cosa? Edgardo? Sì. Stefano? Era un disegnatore jazz perché aveva una tecnica per fare le storie che sembra un po' la tecnica dei jazzisti, cioè partiva da una traccia un po' labile, aveva un'ambientazione e poi cominciava a improvvisare su questa traccia e a un certo momento, quando decideva di tornare, tornava e finiva la storia, che è un po' il modo che hanno di comportarsi i jazzisti quando suonano, scrivono un pezzo. Ma poi c'era una particolarità, lui per un periodo, per alcuni anni, mentre disegnava, con il piede batteva il charleston, cioè quel tamburo della batteria, ascoltando musica jazz. Quindi la musica per lui è sempre stata importante, tanto che in alcune storie si è anche inventato il fatto che i cattivi sparassero con delle chitarre e che le note diventassero una sorta di proiettile contro i buoni, che in questo caso poi vincevano alla fine, insomma. Non male come fantasia, e ve lo faccio rivedere, 100 anni con Iacovitti, la mostra al Maxi quando ci sarà? A settembre-ottobre, credo, no? Settembre-ottobre, sì, perché dovrà essere fatta poi in maniera spettacolare, di colori. Antologica, meravigliosa, sì. Deve essere quella più bella mai fatta in Italia. Anche perché a Roma non è mai stata fatta, mi diceva la figlia. No, purtroppo Roma è una delle sedi mancanti, è stata fatta a Torino, a Milano, in tutte le grandi città. Roma abbiamo sempre avuto qualche piccolo problema, però adesso pare che finalmente, grazie al professor Sgarbi, questo sia superato. Tutto bene? Sereno, allora io sono un uomo sereno. Quando stai qui poi Bortone, sempre. Sereno e Bortone. So che è passata qui la nostra amica la Rosati. Daniela, certo. Ti ero detto che dovevo dare un contributo sulla sua presenza qui, poi perché adesso si lavora a te anche quello simpatico. Vabbè, ma non è che Alessandro Banfi? Banfi. Ma non è che mo adesso dobbiamo così, cioè noi abbiamo una squadra, sono tutti simpatici da noi. No, ma lui però mi ha chiamato subito, ti deve venire dalla Bortone. Va bene, qui sei. Questa cosa è la cosa più bella che potevo fare in televisione. E noi siamo onorati di avertela fatta fare, ma diciamo, non è che abbiamo fatto fare questo per rendere felice Sgarbi, dopo dire, se Sgarbi è felice, noi siamo... Poi andate a Sutri, perché a Sutri c'è
l'Apocalisse. La particolarità poi di questo libro è che è il primo dopo oltre 200 libri fatti in Italia dedicato alla biografia. È una complice lei, poi la Iacovitti lei, vedi anche come è vestita. Perché a me la follia mi piace sempre, caro Vittorio, per questo mi stai tanto simpatico. Noi veniamo qua apposta. Grazie davvero, ciao Antonio Iacovitti, grazie per essere stati con noi. Adesso... Devo dire parolacce, no? Posso andarmene sereno. Ma tu sei, tu da noi sei perfetto, Vittorio, perfetto. Perché fai la cosa che sai fare meglio, che si può lecitamente dire, cioè parlare di arte e di cultura. Ecco. E quindi da noi... Vorrei sempre... venire domani a parlare di Iacovitti. Va bene, una volta va bene, due volte mi sembra esagerato. Grazie davvero a tutti voi, abbiamo un grande onore.